mi fido di te, anche se spegni il cellulare per 6 ore. Mi fido di te quando mi chiami Salvatore. Mi fido di te, ma io mi chiamo Anton Giulio. Mi fido di te quando vai a cena da tua nonna. Sì, mi fido di te, esci coi pantaloni e torni con la gonna. Mi fido di te quando tra la biancheria. Mi fido di te, c'è una mutanda che non è la mia. Mi fido di te, tutti quei graffi sul tuo corpo. Mi fido di te, ma il gatto tuo non era morto. Mi fido di te, se tutti ti salutano allo stadio. Mi fido di te, se ti fa dediche alla radio. Mi fido di te, se ci sta un uomo nell'armadio. Mi fido di te, anche se sta facendo un video. Un video di te, un video di te. Ma copriti che prendi troppo freddo, amore mio. Mi fido di te. Grazie. Sì. Sì. Allora, visto che avete apprezzato, ma l'ho già detto prima, no? Vedo che vi siete fidati di me, anche se quelli di Sanremo non lo hanno fatto. Allora io a questo punto ne approfitto per farvi sentire un altro pezzo, l'ultimo pezzo di questa serata, poi arriverà Marco Marzocca. Allora, questo brano è un brano che ho cercato di lanciare un po' immodestamente sul mercato musicale americano. Sì signore, ci ho provato, perché non ce ne devi provare? Allora, ho preso un pochettino della tradizione musicale romana, no? Un pochettino della tradizione musicale americana, se no non potevo lanciarlo in America. Quindi ho preso, pensate, un pezzettino di Elvis Presley e un pezzettino di Claudio Villa. Un pochettino di Michael Bublé e un pochettino di Lando Fiorini. E ho creato Lando Bublé! Lando Bublé. Sì. Sì. Let's make a largo that passiamo noi. E giovinotti over Roma bella. We are young boys are painted con panella. And all the girls are falling in love for us. And all the girls are falling in love for us. But che c'è fracchia, but che c'è porta. If lost the wino ci ha messo water. And then we say, and then ye famo, you put the water and te pagamo. But because we heard that once, that there is ponemio in coro, is better vino of Ligastelli, just like this dirty society. We like all the chicken, a bacio le galline, because senza spine just don't like her bacca. La society of magnaccioni, yeah, society of gioventù. We like only to drink e mangiare, but we don't like the la I love you. Yeah, I really love you. Yeah. I love you. I love you. You know. Hostage. Let's bring it us another little bit of Tavernello. Yeah. Just grazie. Just because se lo bevegno. And after all your risponemo. Hembe. What about? And when the wine of bed, I like to go to bed. From Gagarotza family. So bad to make it short, much more brave. My dear, host the vodka, me, the baby. Oh.
Scusate, io mi approfitto ancora di voi, mi approfitto ancora di voi. Sì signore, mi dovete scusare, perdonatemi, perché io allora ne approfitto, perché questa sera basta con la musica. Vi voglio fare un regalo, sì signore, un regalo, e sarete contenti. Voglio regalarvi dal repertorio di William Shakespeare, sì, l'Amleto. Sì signore, l'Amleto. So che siete pronti. Ditemi sì al mio tre, siete pronti? Bene. Bene, siete pronti per il monologo dell'Amleto, siete venuti qua per questo stasera, lo sappiamo tutti. L'Amleto. Grazie. Stringi un po' la luce, per favore, grazie. Essere o non essere, questo è il problema. Egli sia più nobile, patir le pene e i dardi di un'oltraggiosa fortuna e una volta averli affrontati di cozzo, partir per l'armi, morire, patire, morire, patire, lavorare, lavorare. No, io signor, lavorare. No, io signor. Scusa signor. La... Signor, scusa te. Scusa signor. Ciao signor. Mario, nel mio collaboratore domestico, scusate. Scusa se io ho detto male, signor. Scusatemi, scusatemi. Ciao signor. Ariel, io stavo recitando. Signor, io... Scusa, io lavoro a casa del signore due volte a settimana. Due volte a settimana. Lavora giovedì, signore, e... Sì, che giovedì... Giorno dopo giovedì, signore, due volte a settimana. Sarebbe venerdì, poi giovedì e venerdì. A casa sua lavorare io, signore. Ma, Ariel, allora, cominciamo a dire una cosa. Due volte a lavorare. Sì, due volte. Lui, signore. Vai, Ariel. Sì, signore. Ma che mi fai col cotton fioc, scusa? Due volte a lavorare. No, tu non devi dire due volte, sennò la gente fraintende. Due volte, non due botte, sennò la gente fraintende. Ah, deve dare due botte alle tende? Ma che due botte alle tende, Ariel? La botte via, signore. Ma che una botte via? Chi è botte via, dice sempre lui quando guarda Simone Ventura televisione, dice botte via. Non è vero, Ariel, signore, dice tu, lo dici. Non è che lo dici, tu. Quando sta mutando davanti alla televisione, dice, signore. Che quando sta zitto? Zitto. Non sa nessuno, signore. Ma lo sanno tutti, c'è il microfono, c'hai. Però lo dice adesso. Beh, no, sta zitto, non lo devi dire. Lo dice, se no. Non sta zitto. Botte via, non lo dice. A tua sorella la botte via. Ma sì. Mi dispiace, signore, io non lo sapevo, se no non lo diceva, stava zitto. Ma di che ti dispiace, Ariel? A fa, signor, fa. Ma fa che cosa? Tua sorella? Fa botte via, signore. Ma mia sorella non fa nessuna botte via, Ariel. Niente botte via. Non lo sa nessuno. Ariel, mia sorella, lascia stare mia sorella, per favore. Non lo fa, signora. Non lo fa, mia sorella. Facciamo finta di noi. Ma che facciamo? Non dobbiamo fare finta, Ariel. Come per... Non dobbiamo fare... Mia sorella è una persona per bene. Sì, sì. Non sì, fa la botte via. Sì, mia signora. Sorella. Sì, signore. Ok? Sì, signora. Che è questo, un serpente? Serpente, signore. No. Ariel, mia sorella non fa la botte via. Scusa, oh. Signore. Scusa, signor Bicchi. Io, signore, abbenuto. Ariel, so anni che stai in Italia. Ma basta con abbenuto. Signor, parla italiano perché niente capisce. Che ha detto, signor? Che ha detto? Che ha detto? Abbenuto? Sono Ariel. Io abbenuto qui, sì, per te, signore. Lo so, tu devi dire io sono venuto. Ah, sei venuto pure te? Ariel, io t'ho visto, signore, tu c'era prima di me. Se vuoi mette in fila, signore, scusi, io... No. C'era prima di te? No. Mette... No. No. Dietro no. C'ha pulula? Sì. Sì, dire. C'ha il piumino, c'ha. Sì, signore. Ariel. Sì, signore. Devi dire io sono venuto. Fai sì, anni che stai in Italia. Impara a parlare italiano. Io lo sai l'italiano. Ma non lo sai l'italiano! Io l'italiano lo sa bene. Ma senti, l'italiano, italiano, che è italiano? Non si dice, Ariel. Si allora, dice italiano, non si dice. Non si dice italiano. Chi viene da Italia, signor. Italia, italiano, signore. Da Italia? Italia, italiano. Ma cioè, la... Italia? Sì, signore. Ma che dici? Me l'ha detto un amico mio, signore. Ma chi è sta amico tuo?
uno del Gabon, signor Benedetto, che si dice Italia, italiano, signor italiano, italiano, tanto tempo fa c'era la gente qua che tagliava. Ma che ti sciarie? Non è così. E l'hanno chiamato italiano. No, si dice italiano, poi tu te lo devi imparare l'italiano. Io lo sa, signor. Ma non lo sai! Io sto facendo la corsa serale. La corsa fai! Fa la corsa serale di italiano, signor. Se fa la corsa, signor. Il corso, Ariel, si dice il corso. No, fa la corsa chi fa prima imparare, invece io, signor. Cioè tu ti metti a correre per far prima. Se no, picchi la maestra, se è una classe che funziona così. Ah, ma è scuola l'italiano? In questa scuola c'è la classe, siamo la classe. Siamo tutti seduti. Tutti seduti? Tutti seduti. Quanti siete? Due. Due? Io e quello del Gabon, signore. Lui però italiano non lo sa bene, sì. Lui, sta, lui dice solo bene sì, no, no, boh, boh. E 10 euro, segno pure se. 10 euro. 10 euro. 10 euro. Dice bene, segno. Dopo, allora la maestra sta seduta lì e scrive una parola alla lavagna. Scrive chi la dice bene per prima, vinto. È la corsa, segno. Chi fa prima, segno. Ah, allora sì, segno. Ah, quindi fai. Che cosa ha detto questa volta? La maestra ha scritto sulla lavagna, ha scritto a seconda. Io l'ho detto bene per prima, ha detto a seconda. Ha vinto io, segno. E Gabon ha perso, signor lui, se. Gabon ha perso. Ah, io a seconda, tu a seconda, tre a seconda, ah, tutto a seconda, signor. A seconda Ariel. Io. Signor. No, Ariel. Sì, signor. Tu hai capito cosa vuol dire il senso della parola a seconda? Chi deve sapere io? No, il senso che vuol dire? Non ce l'ha il sesso la parola a seconda. Non è il sesso. Non è il sesso. A seconda è una parola che o ha senso o non ha senso, non ha il sesso. Senso, no sesso. E che vuol dire, signor? Allora, a seconda, te lo sì, spiego signor. Io, vuol dire sì. Assecondare, vuol dire quando tu incontri, cioè quando tu dai ragione a uno, dai ragione a un'altra persona, assecondare vuol dire dare ragione. Capito, per seconda, per primo chi c'ha ragione. Allora, no, mi calmo perché sennò, sì, allora, signor, non c'è qualcuno che ha ragione per primo, no, o qualcuno che ha ragione per secondo, sì, capito? Signor. Cioè tu dai ragione a un'altra persona. Capito così? Però se c'è, lui c'ha ragione per secondo e io c'ha ragione per primo, scusa. No, non è primo lui e secondo te. E chi è primo allora, signor? Non è che c'è un primo e un secondo. Cioè, quando Ariel, quando tu incontri uno gnocco, un cretino, un deficiente, un rimbambito che ti comincia a tartassare di domande, tu gli dici sì, 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 c'hai ragione, ma hai capito? Sì, c'ha ragione, signor. Scusa, signor. Io però scusa signore adesso ti dice però io avvenuto qua picchi avvenuto ha portato la maglietta pulita che dopo se dopo che ha finito di lavorare sta sulato se è sulato puzza signor. Sì però quando ha sulato signore se sente dopo che ha lavorare sì, puzza che fai che sudato puzza che vuol puzza, dire sta signor. Cosa sì, ma quando ha sulato puzza signore. Sì ma capita quando si lavora Ariel sì, questo signor. Capita a tutti quanti che sì, magari sì. Se hai lavorato tanto insomma capita di mettere un po' cattivo odore insomma sì, sì. Chi più chi meno se ne capita ma che sta cioè che vuol dire chi più chi meno che io puzzo secondo te eh? Ma che pochino, che pochino! Che vuol dire? Ti è passato vicino lui? No, no, no! No, che è passato vicino? I panni li avevo io a casa tua, scusa, signor Polo, adesso si è... No, Ariel, dicendo, lasciamo stare questa cosa, dice, io non puzzo. Non si dice. Io non puzzo. Dice che non puzza. Non puzzo. Facciamo finta che... Facciamo... Come facciamo finta? Non puzza, signor. No, no, no. Lui no, però quando detta finisce a lavorare dice che profumo che c'è, dove mette questa, signor? Vabbè, Ariel. Ha portato la maglietta pulita io, signor. Sei venuto qua sul palco a disturbarmi per darmi la maglietta, però per sei te, stato carino. L'ha fatta io per te, signor. No, è stato carino perché grazie, comunque signor. È un po' umido, allora uno magari si deve cambiare. Grazie, signor. Bravo, signora, un bel applauso, io, è stato signora. Un amico, grazie. Grazie Ariel, grazie Ariel, l'ho fatta io per te, è stato carino, io adesso me la metto su. Sei un po' sconcita per chi l'ha portata io con la mano, però dopo ce l'ha passata la ferabrente, signor. Che ci hai passato? Eh? Che hai fatto Ariel? Ha fatto bucate, te fa bucate io ha bucate, signor. Ariel, io ti avevo detto di fare il bucato a mano! Io l'ho bucata a mano, mica l'ha fatta con la macchina, scusa, signor. Picchi non viene rotondo lo bucolo, scusa, signor. No, bucolo! Se lo fa ma con, che bucolo? Con contella non viene rotondolo, signor. Ma che rotondolo? Bucolo. Ma quale bucolo? Rotondolo, signor. Ma né bucolo né rotondolo. Buco. Lo. No.
lo buco no. Ariel. Ariel. Lo bucolo no. Non lo bucolo. Bucolo no. Ma che è il nano drogato, bucolo? Non esiste bucolo. Rotondolo? Banco, il nano ciccione. Ariel. Rotondolo no. Non rotondolo no. Ti come te la chiama, bucolo? Buco, buco. Lo no. Ma che bucone? Bucolone, signore. Ma che bucolone? Bucolone. Non lo confonde. Ha chiamato bucolone, signore. Ma che bucolone? Lo no. Lo no. No. Bucolo no. No. Rotondolo no. 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 Tutti e due sì. No. No. No, Aria, no. Io l'ha fatta quello con Contella, non viene così, signor Polo. Allora per farla diventare rotondolo no. Rotondolo no. Rotondolo no. No. Io l'ha fatta con le forbicette delle unghie dei piedi tue, l'ha fatta schifo. Piano. È schifo. Eh? È schifo. Perché con le forbicette delle tue. Puzza, sì. Ma... lascia stare sta cosa che puzza. Sì, con le forbicette delle unghie dei piedi, no? Puzza, signore. Ma non puzza! Non puzza! No, signore. Le forbicette che tagliano le unghie dei piedi, non, non è che puzza, però tagliano le unghie dei piedi, insomma. Io per farla ci ha messo tanto, signore. Poi dovevo venire mia sorella Amanda, mio cugino Frullo. Il cugino Frullo? Sì, signore, i gemellini, webcam. Ma che... I gemellini, sì, webcam. Sì, loro bucavano i calzini tuoi. I calzini bucavano. I calzini tuoi, sì. I calzini. No, i calzetti tuoi. Ma i calzetti miei me li faccio io. Bucava tu. No, i calzetti miei non li bucano loro. Noi abbiamo bucato, io ho bucato le magliette, mia sorella Manna ha bucato tutte le. Le lenzuola. Le lenzuola. L'asciugamano l'ha bucato mio cugino Frullo. Frullo? Ha bucato l'asciugamano? Lui sì. Ma come avete bucato tutto quanto? Tutto sì. Ariel, la prossima volta, per favore, fa la lavatrice sta roba. Ho bucato tutto, ma. No, signor, scusa, io non è che posso stare dentro la lavatrice a bucare la maglietta, quello, scusa, eh. Picchi non può mettere la testa alla lavatrice dentro, scusa, eh. Picchi se mette la testa dentro la lavatrice mi sfissa. Ah, come ti ha detto di sfissare? Io mi metterei... sfissa dopo, stai qui. Questa è sfissa? Sì. Che fa? Mette la testa dentro la lavatrice, poi accende e fa... scientifica, signore. Ma che c'entri? Ma ci devi stare te? Non ci devi stare te dentro la lavatrice, Ariel. I panni li devi lavare. Ah, li deve lavare? Signore, me lo poteva dire prima, voleva lavare, io ci metto di meno a lavare che a bucare, però scusa, signore. Io sto tutto il giorno, se mi diceva di lavare, faceva prima, scusa, Scusa. Vabbè, Ariel, lasciamo stare. Tu sì. Sei venuto qua a disturbarmi, io stavo tanto bene a suonare, suonavo tanto bene, Sì, tu sì. Vieni qui a disturbarmi, io qui sto lavorando, Ariel. Che fai tu qua? Che fai? Sì, signore. Io qui lavoro. Sì, signore. Sì, signore. Io qui sto lavorando. Picchi, tu pulisci qua, signore. Ma secondo te io stavo... tu mi hai trovato con lo spazzolone che stavo pulendo qua? No, Picchi, sta sporco ancora. Appunto. Qua, allora tu pulisci a casa mia. A casa mia, signore. Mia, non tua. Ah, non tua, mia. Mia! Ha capito? Tu hai detto mia, non tua, signore. Ariel, tu pulisci a casa mia. A casa mia. A casa tua. A casa mia. Tu lavori a casa mia! Ah, tu lavori a casa mia, signore! Ah, Simone mette a lavorare a casa tua, Ariel! Se vuoi venire, mia moglie è contenta se viene. Ariel! Però, scusa, signore, se io lavoro a casa tua e tu lavori a casa mia, è meglio che ognuno lavora a casa sua, però, scusa. E forse c'è ragione, forse è meglio. Ognuno lavora a casa sua. Così non c'ho tutti questi casini. Io ho venuto quello, signor, perché si è chiusa la porta da solo, signor. Si è chiusa la porta da solo? Sì, signor. Si è chiusa la porta a casa tua da solo, signor. Sì, signor. Ma che vuol dire che ridi, che si chiude la porta? Perché io stavo a lavorare a casa tua quando è stata la porta, fatta... campanella, signor. Il campanello di casa mia. Quanto è bella, signora, campanella. Vabbè, il campanello, non è che mi piace bello. tanto quando va... Mi piace tanto. Che bella, signor. Sembra la campana del paradiso, signor. Ariel, non è la campana del paradiso, che è il campanello, bello, normale. Bello, signore. Io quando sta triste va fuori a casa tua e suona... Ma non lo bello, devi, non devi mettere a fare... Mi piace tanto, signore. Ho capito. Oh, io ho capito che ti piace, guarda, mi fa anche un po' piacere, però se tu ti metti a fare tu, disturbi i vicini, capito? Sì, falla a casa tua col campanello. A casa mia non fa così la campanella, signore. Come fa a casa tua la campanella? A casa mia fa... quando suona. No, fammi capire, ma perché fa a casa tua? Picchi, quando suona prende scossa. Prende scossa, signore. Poi prende scossa. Sì, signore. Se prende la scossa, come la tocca. Stucca, signore. Ma saranno i fili scoperti, dai.
Sì, sì, la scopertia, la prima volta la scopertia. Ha detto i fili. Ah, sono i fili scoperti, i fili che stanno fuori, che sono senza protezione. Vabbè, e chi le scoperte, signore? Ma che non l'ha scoperti nessuno, sono scoperti. Io l'ho scoperta, l'ha fatta prima volta, io l'ho scoperta io, scusa. Vabbè, l'ha scoperti te, hai scoperto i fili allora, va bene. Oh, perché tu sei stata a casa mia? No, io non ci sono mai stata a casa tua. Non l'ho scoperti, scoperti te. Oh. Scusa, signore. Ecco. Allora sono andata alla botta, ha fatto il bambù. E io ho detto, adesso dici chi è? Perché tu hai detto, non si apre la botta se non dici chi è. Se non si dice chi è, non apre la botta se non ti dice chi è. Bravo. Allora io ho andato e ho detto, chi è? Chi è? Aspettare, però non risponde nessuno. Due botte, ho detto, chi è? Chi è? Non risponde. Allora dopo un po' io ho detto, so io, signore, detto io. Grazie, signore. Ma come grazie, signore? Grazie, signore. So io. E tu ti sei fatto la domanda e poi ti sei anche risposto da solo. Sì, signore, se no non puoi aprire la botta se non dici chi è, scusa, eh. L'ha detto te, mica l'ha detto io. Dopo aperta la botta, come dici te, da fuori a pianerotto l'ha visto. Sotto non c'è nessuno. Sopra non c'era nessuno, signore. Mentre stavo fuori, giulo. Io non l'ho toccata, giulo. Da sola, la botta, si è chiusa. Da sola, signore. È magica, signore. Ma quale magica, Ariel? Da sola, magica. Io non l'ho toccata, signore. Ma non ho capito, Ariel. Sarà stata la corrente. Da sola, magica, è la corrente quella. No, signore, mica c'ha la botta elettrica, te. Non è la corrente. Ariel, non la corrente elettrica, la corrente d'aria. D'aria. Ah, è venuto lei, ha schiacciato il bottone di corrente per aprire la botta, signore. Lei chi? Ilaria? Ma che Ilaria? Ilaria, non c'è nessuna Ilaria! Ti ho detto la corrente Ilaria, ma che? Ho detto la corrente Daria, non Ilaria, ho detto Daria! Ah, Daria! Daria, bravo! No, Ilaria! No, Ilaria no! Scusa, signore, ma io tutta sta gente a casa tua non l'ha vista, però. Stava io sola, stava pure. Daria. La corrente... Vabbè, lasciamo stare. Com'è la corrente d'aria? La corrente d'aria! Chi è? La corrente d'aria era. E come fa? Si creano dei vortici, dentro si chiude la porta. Ma è la doccia quella, signore, che fa shh. Ma che doccia? Non è nessuna doccia. Quella è l'aria, fa shh, il vento. Shh. Io non l'ho sentita che faceva questo. Aria a volte, perché l'aria a volte è silenziosa. Sì, signore. Si insinua l'aria, non la vedi? L'acqua invece la vedi? Si nasconde, signore. Ma che si nasconde? L'aria... C'è una corrente d'aria di vento, il vento che fa più. Ah, come fa te quando va al gabinetto che c'è la puzza che apre la finestra. Ma che puzza! Che puzza! Tu lo fai, segnare, dice, mamma mia, che ho fatto oggi? L'ha detto. No! No, non è. Sì, lo fa. Ma non lo faccio! No! Zitto, ma che zitto, Ariel? Fa finta che no, non lo fa. Zitto, non lo devi dire perché c'è il microfono. Puzza, signore. No, non dire sta cosa che puzza! Non lo dice. Non lo devi dire, basta! Non lo sa nessuno, signore. Ma lo sanno tutti! Zitto! No, non è vero, però, signore. Io dopo, allora, signore, dopo si è chiusa la botta, io andato là e ho detto, si è chiusa la botta da solo, si è chiusa! Ti si è chiusa la porta con la chiave dietro? A chi? A te! No, signore, io mica c'ho il buco con la chiave dietro, scusami. Non c'è. Mica c'è il buco con la chiave dietro. Ariel, non sei tu che c'è il buco della chiave? La porta c'è il buco della chiave. No, io il buco ce l'ho, ma non è per la chiave, signore, scusa. Ariel, ma che buco del... Quello ce l'hanno tutti. Ce l'hanno tutti quanti, quello. Ce l'ha lui, lei. Ce l'hanno tutti, ce l'abbiamo tutti. Ce l'ho pure io, pensa un po'. E ci mette la chiave, te, signore? Non ci metto nessuna chiave lì, te. Mica deve arrabbiare, signore, scusa. Ma non arrabbio, ma... Sta a casa tua, se ti piace mettere la chiave lì, la metti. Io ne ho saputo. No, a me non mi piace mettere la chiave lì. Mettiamo bene in chiaro le cose. Non ti deve vergognare. Ma non mi vergogno. Chi gente di spettacolo soprattutto destra e sinistra. Ma sì, la gente lo sa, signore. No, no, non in questo caso. Non in questo caso, Ariel. Sì, io non metto né nulla lì dentro, né la chiave né nient'altro. Ne vedi che giro con sta chiave così? Magari me la perdo. Ariel, nessuna chiave. Oh. Allora, signore, io ho visto che la botta stava chiusa e allora è andata a fare bum bum, ho detto, chi è? So io, ma non si è aperta stavolta, signore. Non una, due volte lo deve fare. Sì, signore. Due volte. Allora ha detto, come fa? Come fa adesso?
Adesso se viene il signore mio e trova la porta chiusa, si arrabbia. No, sta a vedere. Allora ha detto, come fa? Come fa adesso? Ha chiamato, ha chiamato Fabio. Tutti e due, signore. Ha voluto lui, signore. Fabio Fabio. Uno glosso così, signore. Io l'ha visto e c'ha paura quando la vede, perché è glosso, signore. Ma non deve avere paura, quello fa arrivato così. Glosso, signore. Era grosso. Andata vicino alla botta, ha fatto... Da solo, signore. E l'ha levata, signore. Io è rimasto così, abibito. Ma diverto la porta, questo qua. Sì, io mi diverto tanto a casa tua, ride sempre. Io rido quando sta a casa tua. Ah, io non rido per niente invece, non rido mai! Perché non c'eri, se no rideva pure tu, signore. Hanno fatto la botta. Lui, da solo, signore, grazie. Ringrazio. Fabio e Fabro, ha diverto la botta blindata. Chi? Fabro e Fabro, Fabio e Fabro, ha fatto pure sbagliare. Ah, l'ha fatto lui? Che cosa ha fatto? Io non l'ho vista, signore, faccio in cinque la botta, lui. La porta blindata. Ha blindato con la porta, signor. Ma non ha blindato con niente! Mica beve la porta, signore. Ma manco Fabio e Fabro beve! Né lui né la porta! È blindata, non blindata! Sono due cose diverse! Cosa è blindare? Cosa è blindare? Tu sì? Io sì! Ha fatto cincin con la porta? Io non ho fatto cincin con nessuno! Sì, l'ha levata la porta, poi ha blindato da me! Così, signore, c'ha paura. Ma perché ci deve paura di Fabio e Fabro? Perché è grosso, signore. Vabbè, ma è grosso, perché io stavo sotto e faceva pietà, Fabio, Fabio, pietà. Che pietà? Perché pietà? No, pietà, ma Fabio. No, perché no. È grosso, signore, ha detto adesso. Vabbè, ma è grosso. Stava così, signore, io stavo sotto. Ma te faceva così? Lui stava così con titolo... Titolo no. Ma che lo, dito? No. No. Lo dito no. Lo dito no. Titolo no. No. Dito lo no. No. Lo no. No. Dito? Sì. Lo dito? No! Chi lo dito? Nessuno! Questo? Sì. No, Ario! Dito! Stava così, ha detto... Adesso da 200 euro, ha detto, io non ce l'ho 200 euro. Come non ce l'hai? Pietà, allora lui ha detto, allora io porto la botta, quando tu riporti, quando porti i soldi, riporti la botta. Allora io porto la... Io riporto la botta, riporto la botta. Allora io a riportare la porta. Harry Potter è mago, signore. È mago. Se c'era lui faceva e spariva la porta, signore. Ha detto che si è portato la porta. Si è portato la porta? Sì, signore. Adesso lì cosa c'è rimasto? Niente, c'è buco. Buco. Buco no. Lo buco sì, buco no. No, lo buco no. No. Lo buco. No. No. Lo no. Buco? Lo sì. No, lo. No. Lolo? Non c'è più niente. Quindi adesso c'è un buco lì. Sta aperto, signore. Sta aperto. Se vuoi puoi entrare. Signor. Se vuoi puoi entrare. Può entrare chiunque adesso. No, perché io prima di andare via ho messo un cantello con scritto per fuori non entrare perché non c'è nessuno. Bravo, bravo, bravo. Così poi lo sanno tutti, Lo sanno tutti! Io ce l'ha messo glosso perché se la mette bicchierino dici io non l'ha vista, entra, invece così l'ha messo glosso, sta là, se arriva lo vede, signore. Metti pure l'inserzione col numero civico sotto, Ariel.